Il via allo smontaggio per manutenzione della ruota panoramica di Rimini è iniziato intorno al 20 di ottobre scorso e forse ci si aspettava lo sgombero di Piazzale Boscovici in tempi più rapidi. Sicuramente se lo aspettava chi ha un'attività sul porto, ma così non è stato. A un mese e mezzo dal via lavori la situazione non è per niente risolta. Arrivando sul piazzale si notano subito numerosi container e la gru utilizzata per sollevare e spostare i pezzi della ruota panoramica. Giovedì scorso è stato chiesto anche l'intervento della Polizia Municipale per un problema di sicurezza. La ditta incaricata, non sapendo dove posizionare i pezzi della giostra smontati, ha infatti invaso il marciapiede lasciando uno spazio decisamente stretto per il passaggio pedonale. Situazione che potrebbe ulteriormente complicarsi con l'avvio delle festività natalizie e con l'inaugurazione dell'Ice Village, situato come sempre sulla spiaggia libera del porto. Interlocutore che ha in gestione la ruota, quindi ha fino al 10 di ottobre del 2016, attraverso una proroga concessa dagli uffici comunali a disposizione Largo Boscovici, allo stesso interlocutore di Piazza Cavour. Si è affrettato molto velocemente ad allestire il villaggio là, ha lasciato questa zona in condizioni pietose, indipendentemente da una motivazione estetica bella o brutta. Comunque sia, la ruota negli ultimi 2 anni non ha portato valori aggiunti economici di nessun tipo, al di là del valore estetico, che poi è molto opinabile. Ma questa è una zona che non ha bisogno di niente per essere attrattiva, perché il porto in quanto tale è già attrazione di per sé. La bella atmosfera che si respira sulla banchina, con i pescherecci che vendono il pesce alla gente locale, ai turisti, siamo diventati servizi totalmente destagionalizzati, però tutto questo degrado sta spingendo verso una ristagionalizzazione di quest'area qui, perché è evidente che se il livello è questo qui, l'impossibilità di raggiungere la zona è di questo tipo qui, il parcheggio a pagamento sul lungomare è un ulteriore problema, spingono le attività a fare i conti, quindi al di là della affetto che uno ha per il territorio, che negli anni ha dato tanto alle attività economiche, in questo momento però è ormai da 2 anni che siamo in grosse difficoltà. La partenza la dovremmo fare con questo ingombrante, diciamo, fardello, poi mi auguro che per il prosieguo venga tutto smantellato e venga tutto rimosso, perché così siamo veramente messi male, insomma, siamo coperti, siamo a rischio, anche perché ci sono con una gru che alza delle tonnellate di ferro. Speriamo che vada tutto bene, che non succeda niente, però speriamo anche che se ne vada il più presto possibile.